Menzione speciale per un affezionato del podio, Soumaoro. Guardate qui. Quando il nero inizia ad agire, a pensare, ad elaborare, a riflettere, viene circoscritto. Meglio non commentare. Andiamo subito al terzo posto del nostro podio, che questa settimana va a chi? Beh, a quei esagitati che hanno contestato il ministro Valditara. Contesta quelli che alzano il braccio alle manifestazioni fasciste, quelli che aggrediscono gli studenti antifascisti, quelli non li contesta. Come funziona, vorrei capire? A parte che la ragazzina in questione se la prende con il ministro sbagliato. Valditara non è mica il ministro dell'università. Che figuraccia Andrea, ma il peggiore sicuramente è chi le stava accanto, come Raimo. Guardate cosa scriveva nel 2022, due giorni esatti dal giuramento del governo Meloni. Ministro dell'istruzione, da ora in poi sappi che io a scuola insegno solo storia militare per formare le truppe scelte che domani vi verranno ad assediare. A proposito di cattivi maestri, al secondo posto abbiamo Donatella Di Cesare, la docente che insegna alla Sapienza filosofia teoretica. Su X ha scritto e ha ricordato Barbara Balzerani, la brigatista. La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Ma davvero una docente con queste idee può formare i nostri studenti? Le aule non dovrebbero essere un covo per indottrinare gli studenti, ma bensì altro. Al primo posto, la cricca del domani e il suo editore Carlo De Benedetti, che nei giorni scorsi ha difeso la libertà di dossieraggio. Sentite cosa ha scritto sul suo quotidiano il giorno dopo che è scoppiato lo scandalo dei dossier. Vado a leggere. Ribadisco l'importanza di difendere il fondamentale diritto alla libertà di stampa. Sacrosanto, per carità. Poi però vai a leggere le carte della Procura di Perugia e scopri che il team investigativo del domani si faceva correggere gli articoli da Striano e Laudati. Incredibile. E badate bene, i due Laudati e Striano erano pure le fonti che passavano i documenti allo stesso team investigativo e che, una volta pubblicati gli articoli, facevano partire le indagini. Per carità, noi rimaniamo garantisti e speriamo che non sia così. Ma se fosse vero, altro che libertà di stampa.